Partiti! Oh, ce l'abbiamo fatta. Questa volta invece che non c'è Max, istantanei. Niente Buonasera. problemi tecnici. Ah, c'è anche Riccardo, è vero. E Vero. guardate cosa è accaduto. Fermi tutti, osservate bene sopra la testa di Riccardo. Ah, non c'è più la Cosa? musica. In realtà non l'abbiamo pagata. Non ci hanno detto che Ci hanno detto ce lo che? dirà l'INPS Ce lo quanto dirà dovremo l'Ips, pagare, no? chissà quando. Quindi attendiamo. Buonasera, buonasera, buonasera. Abbiamo un ospite Un questa ospite. sera e dobbiamo darle un nickname in diretta. Ma io pensavo a Quate Rosa, anche Quate quando mi. Rosa? Sì, Chi è? Quate Quate Rosa. Chi è? Rosa. Ragazzi, da questo momento in poi la nostra ospite che ci È sarà Quate è Rosa. Quate Rosa. E anzi, proprio per evitare le discriminazioni, tutte le donne che ci verranno a trovare le chiameremo tutte Quate Rosa. Quate Rosa Esatto, 1, così Quate Quate Rosa Rosa 1, Quate 2, Rosa non 2. si offende nessuno. Esatto. O addirittura toglierei il numero perché tanto una vale l'altra, no? Esatto, uno vale uno. Qui partono già i commenti, Madonna benedetta, che strafiga cosmica. Esagerati, Notare la esagerati. spilletta, purtroppo. Kobe Bryant, No, oh my god. dall'altro no, lato è comunque, dall'altro lato, sì. certo. Ma perché Quate Rosa, capite? Cioè, devo rappresentare degnamente il mio Io genere. odio sto sgabello per fare live, è terribile. Per fare i video è molto meglio. Sì? Ma in live è scomodissimo. Sento tipo. Perché tu sei alta 3 metri. Sì. Se io metto lo sgabello giusto, divento tipo così alla fine. Sembra tipo. Sto Ragazzi, vi faccio sprofondando. io una domanda. Diteci se si sente bene l'audio, perché questo setting audio è nuovo e quindi vogliamo avere un feedback da parte vostra. Ciao Buddini, sono qui solo per verificare che Fiorella fosse un cognome e non il mio nome. Ma c'è Vino Sgramma! Grande, disgrammaticando! Ma dai, Ciao Fiorella, ti sgrammaticando? vogliamo bene, Dai, grande! è un'altra che dovremmo far Devi venire. venire No, per detta così, forza. però cioè, devi No, venire, non in dovrò quella. venire, Esatto. cioè, Vieni raga, in live con noi, devi vieni. partecipare a una live assieme a noi. Ok, prima che guardi devi sentire. Oh, ma c'è Giulia! C'è Giulia! Prima che live guardi devi sentire questi bei commenti sulle quote rosa. Ah, ok, grazie amore, ti voglio tanto bene. Non importunatemi, Smayamuna, che è la mia ragazza. Ok. Ok, dateli tutti possibilmente i peggio epiteti. Ecco, appunto. Tutto quello che Riccardo non gli sa dire a letto. Eh beh, certo. Badunc. Invece no, conosco Riccardo, vecchio Parliamone, porco. parliamone. Non mettiamo. Grievance. Bricconcello, Riccardo Bricconcello. Bene, signore e signori, questa sera ho selezionato per Luca che è all'oscuro, è Come all'oscuro, sempre, è come all'oscuro sempre. di tutto. Abbiamo selezionato un video stratosferico. Come potete vedere dal titolo di questo video, è Davide Fiorella. Davide Fiorella, che non è appunto Fiorella di Sgrammaticando, ma è un altro Davide Fiorella, Beh, appunto. sgrammaticando spero non si chiami Davide, ora No, io. forse il ragazzo di Fiorella si chiama Dici? Davide. Non lo, Fiorella, come si chiama il tuo ragazzo? Comunque, tra l'altro il ragazzo di Fiorella ha un bellissimo canale Instagram e forse anche YouTube, dove tratta Sparisce del cazzo. racconti horror. Dovrebbe esserci, dicelo in chat tesora, e pubblicizzati e spammati a manetta. Bene, bene. Non Fabrizio entra dice. tipo un. Fabrizio, Non niente, quindi. c'entra un cazzo con Ma Davide. diciamoci. Fabrizio tipo Davide, però. Fabrizio tipo Davide, Tipo. certamente. Ma vorrei fare qualche domanda, prima di partire, qualche domanda alla nostra Quote Rosa 1, Dica. la mitica Quote Rosa. Da questo momento mi Dica, dica. raccomando, chiamatela Quote Rosa, più in Uno. O chat. anche QR1, che si QR1, fa sembra un prima. QR code, sembra. Gli potete fotografare la faccia e vi si Bello, aprono. esatto, e appare sto cazzo travestito da pirata. Da Fantastico. pirata, beh. C'ha un occhio solo, Cioè, vabbè, sì, esatto. ma non. Vedi, vedi, vedi Tutto che ci arrivi torna, se ti tutto impegni. torna, tutto torna. Decisamente assurdo. Comunque, volevo dire, tu sei qui, come ci hai scoperto? Perché, cioè lei, raccontaci, perché sei qui stasera? Perché ti abbiamo costretto con la forza? No, No, perché perché. il compagno è un fonico e noi abbiamo un problema Esattamente. all'impianto. No, in realtà ero già pronta a inventarmi una storia del tipo: mi hanno trovato sulla Vie Giovanese, mi ero persa. Chi sono? Oddio, dove mi trovo? Cosa mi stanno facendo? Aiuto, aiuto, aiuto! Vi denunzio, ma no. Riccardo stava lavorando sulla Vie Giovanese, te ti sei Esatto, fermato, gli hai mi sono chiesto. fermata per caricare Riccardo Esatto, sulla Vie Riccardo, quanto Giovanese, no? vuoi? E Giustamente, no? niente, e Riccardo ha mi detto sono. niente, ma vieni in live.
Ed è successo. Ah! Che cosa brutta, mamma proprio. Questo badum. Sto sgabello. Madonna però, Maria, io esco. Ecco. Le fai scappare così, Luca. Così. Vabbè, così. Ma... La prima volta nella sagra della salsiccia che viene una ragazza. Esatto. E le fai scappare così. Per favore, dateci una mano in chat. La prima gruppi del progetto. Madonna. No, semmai è una delle. Sì, ma in realtà abbiamo diverse ragazze che ci seguono. Questa è la prima volta, però, che viene in live. Esatto. Forse. Esattamente. Ma soprattutto ci ha scoperto da pochissimo, vero? Vi ho scoperto da pochissimo per una celebre live sul Cerbero, su un personaggio che preferiamo non nominare per non dargli... Io dopo che l'ho conosciuto sono rimasto Cerbero leso. Cerbero. Madonna. Eccolo, benvenuto iscritto, nuovo iscritto. Oh, grazie. Evviva. No, dopo questa live su questo famoso personaggio che non nominiamo perché già avrete presente. Che io mi ricordo che comunque aveva scritto un messaggio e mi aveva detto tipo giovedì o venerdì scorso, se voi ci sentiamo alle 7 per fare una live. Certamente. Non so, io ancora sto qua. Forse era... Ma è perché l'esperimento non è ancora finito. È che Luca. L'esperimento non è ancora finito. Quindi sei ancora lì. L'esperimento... Ma arriverà. È perché non ha la giusta priorità Facciamo energetica. Facciamo venire anche lui. No, non ha la priorità energetica. È vero. Come fai? Luca. Senza priorità dove vai? Fantastico. Dove vai se la priorità non ce l'hai? Le basi. Quindi nulla tramite questo personaggio però mi ha permesso di conoscere il canale di Wannabe Buddha. E ci è venuto a rompere il cazzo in studio, cioè subito. Sono venuta a rompere i coglioni perché apprezzo le persone che rompono i coglioni, mi pare necessario e doveroso rompergli il cazzo anch'io. Mi sembra giusto. Mi sembra giusto. Funziona, cioè è una cosa che può funzionare, credo. Sì. E Riccardo, continua a rompere i coglioni. E Riccardo ricorda a tutti quanti che chiunque può venirci a trovare in studio. Assolutamente sì, ci potete scrivere ogni mercoledì alle 21. Un altro iscritto. Gente che si iscrive a bomba, grandi. E potete venire appunto, potete scriverci, chiaramente ci si mette d'accordo, avete mille possibilità di contattarci via mail a info@wannabebuddha.com, sulla pagina Facebook, nel gruppo Misticismo e Razionalismo. Aspetta che vi dico anche il numero di Riccardo. No, però stavo pensando che voglio istituire un gruppo, un ma canale sai che possiamo WhatsApp. Farci una voglio una un numero WhatsApp proprio. Esatto, così in diretta voi ci mandate i vocali. Prima li ascolto e poi... Ma perché non ci facciamo una scheda apposta? Sì, la volevo fare. Tanto poi dopo, stando connessi in wireless, alla fine non serve neanche avercela la scheda, arriva semplicemente... No, infatti. Esatto. E quindi ci potete mandare anche dei vocali in diretta tramite WhatsApp. Ma sai che in realtà forse ce l'ho una scheda. Vabbè, la studiamo. Quella che usi con le amanti, con le varie sostenitrici di gruppi di Da Grande Voglio Fare il Buddha, che ce le passiamo. Quelle lì... Ce le facciamo girare prima da un lato, poi dall'altro, esatto. poi su se stesso, fa la giravolta, falla un'altra volta. Ok, stendiamo un manto di asfalto pietoso e dedichiamoci a un personaggio, insomma, di un certo rilievo. Ho paura. Anch'io. L'altra volta mi sono alzato e me ne sono andato, quindi ti dico... C'è Roccioso che fa una domanda per QR1. Pratichi meditazione e o simili, se sì, di che tipo? Per ora no. No. Quindi. È una risposta proprio secca. La praticheresti? Sì. Follower iscritto. Però è una cosa a cui si arriva dopo una certa preparazione. Quindi okay. Sto facendo le mie letture, sto facendo le mie riflessioni e non lo faccio a cazzo di cane. Why not? Grande. Io però voglio sapere più di QR1. Chi sei, cosa fai nella vita? Oddio. Oh, è una figata, dai, lo puoi dire. Allora, chi sono? Chi sono? Sono un umile quota rosa 1. Cosa faccio nella vita? Mi occupo di traduzione e traduco videogiochi. Grande. Esattamente, è un lavoro. E alcuni anche fighi, tra l'altro. Non anche, posso non dirli. Puoi dirli, lo non so. Non posso dirli. Ma alcuni sono molto fighi che io ho giocato. Esatto. Che ho giocato. Sì, esatto. Ottimo. Poi il problema di tradurre videogiochi è che passi la tua adolescenza a dire sì, a passare la tua vita a consumare console, tastiere, a spendere soldi che non hai, poi ti ritrovi nella tua vita a maneggiarli per lavoro. E perdi l'interesse nei videogiochi. Sì, più o meno. Passa la magia, anche perché ti autospoileri tutto, sempre. Eh beh, sì, quelli tuoi... Esatto, capisci? Quelli tuoi sei tutto. Sì, esattamente, è come essere... Beh, però ti puoi godere la grafica, il gameplay, cioè ci sono altri... No, perché se sei un traduttore, per via del fatto che l'industria videoludica è ossessionata dallo spionaggio industriale, il risultato è che tu vedi solo il testo.
Però dopo, quando arriva il gioco, tu perlomeno puoi almeno divertirti con la grafica, il gameplay. Quello sì, però se sai già che cosa succederà e che cosa devi fare per far succedere quelle cose, la magia è un po' andata a puttane. È un po' andata a puttane. Vero? Quindi vero. Io alla fine gioco comunque ai videogiochi. Un altro iscritto. Per vedere, per cercare eventuali errori di traduzione che possa aver inserito esatto. nei videogiochi. Ci sta. Quindi sì, fondamentalmente è come fare tafazzi... ma davanti a un Xbox. Fantastico. E Tafazzi che si, sì, sì, che si martella col c'è cioè Fiorella che dice quindi possiamo già essere grandi amiche. Bello. E poi c'è Mi scappa l'orina, spero che tu non sia responsabile di alcune orride traduzioni. È probabile. È probabile. È probabile. È probabile. Bene, allora io direi che alle 21.20 ci restano 40 minuti di instant reaction e non basteranno questa sera, ve lo dico. Perché quello che state per vedere è costui. No. Allora, quando io faccio quick play, mi dà l'autoplay anche della traccia dentro. Quindi adesso parte l'audio. Poi lo stoppo subito. Mettetevi le cuffie. Ok, ci siete? Preparatevi la sordità. Ok, 3, 2, 1, quick play. Coronavirus. Oh signore, okay. Ma veramente? Cioè, allora fermi tutti. Fermi tu, già l'incipit. Però io non sono informatissimo sul coronavirus, no, quindi no. Avrei potuto... Cioè, se sapevo almeno il tema, mi dovevi dire. Grazie per il nuovo iscritto. Dicevo il tema, se mi davi almeno il tema... Non serve. Non serve, fidati. Vabbè, ma magari avrei dato delle informazioni in certo. Tra l'altro, nella mailing list dell'ospedale dove collaboro, sono arrivate delle mail... relative al coronavirus? Certo, istituzionali. Che rimandano poi a siti governativi, che sa, addirittura il link all'OMS, cioè me li sarei studiati, avrei dato un con cazzo di contenuto, mo così vado proprio alla cieca. Beh, cazzo di cazzo. Ma vai, allora, aspetta. No, ma... Almeno in diretta, se allora. Sclero e sbrocco, mi prenda okay, pure. Perfetto, ma ti dico, Luca, che il pericolo non lo corri. Perché il tema non è il coronavirus, anche se lui okay. Entra nel, a gamba tesa, vabbè, va bene. Allora, dai, ve lo dico già, in chat dateci, grazie per gli iscritti, dateci feedback su quello che sta per succedere. Ah, comunque si presenta bene, un certo senso, sì. Cioè, ha un suo... Sì. Non capisco perché ha tenuto la busta attaccata sulla porta, Tenerissimo il barattolo della Nutella con lo zucchero. Quello, infatti, tutto molto bello, cioè molto verace. Molto cioè, quindi tutto. Comunque non c'è. A parte quella busta, non ho molto da recriminargli. Dai. Ok, fatemi aggiustare. E non fate shaming, leggo commenti brutti. Attenzione, ecco, sennò attenzione. Luca si incazza. Infatti. Invito alla moderazione. Si okay. Possono insultare, bestemmiare, prendere a parolacce. Tutti gli argomenti, ma attenzione con le persone. Bene, andiamo avanti. E poi certe persone ci fanno schifo al cazzo pure a noi, sì, eh? Beh, però, sì. Però non va siamo detto. Superiori. Niente shaming. Ok, allora io parto. Vai. Luca, preparati. Siamo pronti. I primi 3 minuti sono veramente cringe totale. Penso ci mettiamo un'ora solo per analizzare questi primi 3. 3, 2, 1, via. La faccenda è grave. Perché... Sì. Non è soltanto sì. Una guerra batteriologica come vogliono farci immaginare, una che? Bensì che ci sono veri e propri messaggi esoterici che si stanno inviando le superpotenze. Nel coronavirus? Sì. Cioè solo è una guerra, che già è una guerra batteriologica, lo devi dimostrare. È una guerra esoterica. Lo sapevo. L'esoterico è bello. L'esoterico è bello. No, io mi scappa di sentire perché. No, veramente. Preparati. Ok, vai. Andiamo avanti. Per far capire determinate cose a qualcuno e far arrivare determinati messaggi. Quando vi dicono che è stata scaturita da un serpente, dicono è stata scaturita da un serpente. È stata scaturita, però. È stata scaturita. Ci sei? Ah, io so che il coronavirus può ha a che fare con alcuni animali, nel senso, penso che prenda sia persone che animali. Non mi sono informato bene. Sta cosa del serpente non lo so, è possibile. Però doveva dare almeno chi lo dice, cioè dimmi chi, che ne so, l'OMS ha detto che è un virus mutato della SARS venuto dai serpenti, non lo so, non mi sono potrebbe informato. Essere allora, c'è chi hanno parlato di pipistrelli, hanno parlato di carne animale nei mercati, ma il punto è che a lui, al signor
Davide Fiorella, gli è arrivata questo messaggio. Ossia... Oh, ecco, questo World Health Organization. Sì, ma potrebbe benissimo essere un fake. Il Fabrizio Coronavirus, dicono. Il virus viene dalla stirpe del serpente Illuminati. Ok, è stata scaturita, non riesco ad andare oltre. Sì. Sgrammaticando. Sì, poi esatto. Ecco, è stata sgrammaticando che è venuto da piangere. Ok, sgramma, per favore rimani perché qui avrai delle perle questa sera, pazzesche. Ok, quindi, vai, quindi c'è un serpente continua in mezzo. Continua a scaturire, esatto. Io cerco. Andiamo a scaturiamo. Scaturisci. È scatologico, ok. Allora, vado avanti, siete pronti? Vai, preparati anche in chat sul pezzo, vi voglio, ragazzi. Vai. Questa situazione batteriologica non è il discorso dell'animaletto e del serpente, è della stirpe del serpente. Wow. E chi si rifà? I rettiliani! Dai, no! I rettiliani! E poi, capisci, sono il coronavirus. Bello, ma bello. Non è solo quello, vai avanti! Bello! Io ho capito che aspetta, allora questa cosa li fa così e non parla, con la pennina, è bellissimo. Con la penna. Perché la penna. Non ce la fa, lui deve carburare. Ho portato questo determinato filone a fare questa determinata cosa sul mio territorio. Questo è il significato probabilmente che c'è dietro al discorso del serpente. Ma perché sui cinesi? Potrebbe essere il discorso del dragone. Il discorso del dragone. C'è un collegamento, Luca, pazzesco. Si vola. Cioè, proprio protesi. Sai che il mio è un po' troppo alto, sai? Di cosa? Di microfono. Te lo abbassa abbasso. Leggermente il mio. Ti abbasso il tuo microfono. Vai. Andiamo avanti. E vai. Il dragone è il simbolo del priorato di Sion. No. Cioè, quindi è riuscito a metterci dentro. Allora, dobbiamo fare un cambio, allora, secondo me. Siamo a 1:05. Esatto. E 1:05. Vai. Ci abbiamo scaturita l'esoterismo, i rettiliani, Sion. Cioè, Sion. Io poi vorrei fare una parentesi. Sì, ma sto cercando sto cazzo di porco dio di coronavirus. Ecco, per favore. Ma se c'ha a che fare piace con... questo elemento. Ovviamente sì, ovviamente. Mike Plato apprezza tantissimo. È felicissimo. Ecco dove vuole arrivare. Vado avanti, ragazzi. Vai, vai. A 1:05 c'è, cioè, già qui c'è il mondo dietro. Capite qual è il dietro, le quinte di il questa dietro? Situazione? La dietrologia? Certo. Che probabilmente l'Oriente ha detto all'Occidente, ecco, alle massonerie occidentali, che abbiamo... A 1:21 c'è Oriente, Occidente e massonerie occidentali. No, mozzonerie. Mozzonerie. Che cosa gli hanno detto? Che vi abbiamo fatto tana. Vi abbiamo fatto tana. No, aspetta, Fena. Allora, i rettiliani hanno creato questo virus. Esatto. L'hanno messo in un serpente, perché il serpente è il simbolo del priorato di Sion. Esattamente. Per andare ad ammazzare i cinesi. Sì. Perché in Occidente ci sta la massoneria. La mozzoneria. Non è la stessa cosa. Ma no, sai, sono i massoni che hanno fatto tana ai cinesi? No, sono i cinesi che hanno fatto tana ai massoni. I rettiliani hanno fatto tana ai massoni. Cioè, si sono inoculati un virus per tanare. Perché anche loro, noi abbiamo scoperto il simbolo. Quindi usiamo il coronavirus nei serpenti per dimostrarvi visto. Che vi abbiamo tanato. Capisci? La dietro ingegnoso, faccio morire 136 persone. È il counting, raga. Però ne sono guarite 102, 103. Sta male. Adesso vediamo. Però ne fai morire 130 preparati, almeno. Preparatevi, raga, perché adesso volate. Sì. Volate. Ma già qui siamo. Questa roba. Questo vi abbiamo fatto danno. Questo è il volevano messaggio. Volevano inviare col discorso del. Probabilmente è stato un serpente. Poi guarda caso, tutto questo è scoppiato proprio durante il Capodanno cinese. Capito? Guarda caso, il Capodanno! Di vero ci tira dentro per i topi, giusto? Ma questo è l'anno del topo, però. Esatto. No! Ma cosa si mangia, chi se li mangia i topi? I serpenti! Non solo! No, non lo dico così, perché poi se lui lo sente se lo rivende in video. Secondo me no, sì. Lui ha fatto un altro collegamento. Nel caso... Cita, questa dei serpenti. Esatto. E non ce la rubare, Fiorella, Davide. Un paio di coglioni. Perché qui c'è Water Tex Charles che dice:
Perché il caso a volte non è mai casuale, purtroppo, per fortuna. Va bene, ma allora il punto... Io questa cosa dei serpenti però non la trovo, No, infatti, lui non so da dove abbia preso il fatto che... Cioè, o meglio, ne parlano siti random, ma sto cercando, che ne so, un OMS, un World Health Organization... Niente. Io ho sentito parlare di pipistrelli, ma non di serpenti. Comunque, ragazzi, in chat, se qualcuno trova roba su serpenti, scrivete. Fonte attendibile, ovviamente. Per favore. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti. Focus. Fanno in Cina la festa del Capodanno proprio durante questo periodo. E quali sono i simboli vari, tra l'altro, del Capodanno? Lo sanno tutti. Che fanno girare in giro per le piazze il drago. Erbiscione. Sto malissimo. Io lo amo questo. È diventato il mio nuovo Mike Plato. È bellissimo. No, beh, mo non esageriamo. Mo non esageriamo, è Mike insostituibile. Sì, ma guarda che ci vuole di fantasia, Ci vuole a me in minuto e 56. Cosa? No, le ha sparato al razzo. Cosa? Raffica tutto assieme. Tra l'altro, cioè, il priorato di Sion è una bufala degli anni 50. Ma anche Mike. Ma gli piace mescolare il modello, capisci, l'antico con il nuovo, il moderno col modernariato, il cazzo, il cane, tutto. È stata smentita la cosa dei serpenti, ci dicono in chat. Storicamente, sto leggendo su Focus, non ci sono prove di nessuna correlazione tra coronavirus e ospiti animali, mammiferi e uccelli. Anche il metodo utilizzato per chiudere il cerchio serpenti è contestabile. È un Roccioso dice che questo è un pelato che non ha ancora perso i capelli. Luca! Tuttavia, è improbabile che il coronavirus in origine sia stato ospitato. Ma basta ste cose, che non ce ne frega niente, io voglio il priorato di... Ma io ero interessato, perché è una cosa che in realtà non mi sono... Vabbè, sta cosa dei serpenti pare comunque una delle tante teorie cassate. Ok, andiamo avanti? Sei pronto? Vai. Ti voglio sul pezzo, Luca, Vai. Vai. Qualcosa di strano ci sta, che dite? Che dite? Più di qualcosa. Più nello specifico. Vai, ti prego, entra nello specifico. Il priorato di Sion è sotto l'emblema del drago. È il priorato di Sion. Che non esiste. Sarebbero quei signori che detengono le redini o che si vogliono arrogare. Una bufala degli anni 50. È una bufala, si sa anche chi l'ha creata. È appunto, lo dico io. Sulle varie frange... massoniche presenti. Che era quel rumore? Non lo so. No, cioè, prego, torni indietro, torni indietro. Aspetta, torni indietro. In questo video c'è qualcuno che si soffia il naso. Ah, ok, avevo sentito bene. Te lo giuro, oggi è stato bellissimo studiarmelo. Perché secondo me ci sarà qualcuno in casa sua, io spero di no, che si è malato, sì, e magari lui ha paura, e lui ha paura che... Si caga, si caga. No, ma lui non c'ha paura, lui sa già qual è il simbolo che c'è dietro, quindi non gli frega un cazzo, capito? Lui... È salvo. Esatto. Andiamo avanti? Coca-Cola, andiamo avanti. Product placement. Sempre, se non si fa pubblicità di Coca-Cola. Esatto. Andiamo avanti. Senti in Occidente, questo è il discorso. Questo è il discorso che uno dovrebbe capire, perché non dovete stare a pensare alla politica. La politica è questa, quella che dovete stare a guardare. Tutto il resto sono pagliacciate per le masse. Cercate di capire come si muove il potere guardando le logge e i filoni massonici, semmai. Questi sono freno, cioè, qui, esatto. Stop, qui abbiamo tre persone in una stanza. Bello. E di tre, due sono massoni. Non è una battuta. Lo so che non è una battuta, è quello, ma è bellissimo. Ragazzi, ragazzi. Cioè, io voglio sapere che cazzo c'entrano. Vabbè. I massoni col coronavirus. Ma fanno colore. Fanno colore. Fanno colore, fate colore, funziona. Ah, scusate, prima ho letto un pelato, invece era un plato. Ragazzi, vabbè. Cioè, la chat distante non la leggo tanto, quindi a volte mi perdo una lettera. Vabbè. Pardon, era però pure pelato andava bene, riferendosi all'amore che Luca ha per i pelati. Io odio i pelati, va bene? Non fare questo body shaming! No, va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti, vai. Sotto, che vogliono tenere sotto le redini, questi del priorato di Sion. Protocolli dei savi di Sion, Oh signore, i protocolli! Un'altra bufala, capito? Sono due bufale che si sono incrociate a vicenda. E si sono date malforte. Esatto, quella dei protocolli del priorato di Sion è una vecchia bufala del... primi del Novecento, penso, 1902, 1905, che era stata fatta per propaganda dai russi
dove sto russo del cazzo aveva preso vari testi di satira, li aveva riaccocchiati assieme, cambiando i soggetti, e alla fine aveva creato questo non si sa che collegio di ebrei, perché lui era un antisemita ovviamente, questo collegio di ebrei che aveva fatto la pianificazione di conquista del mondo. Ha provato a stamparlo in tutti i modi, nessuno se l'è mai cagato, allora si è fatto l'autopubblicazione, è esploso, tanto che una decina di anni dopo, se non sbaglio, addirittura in Inghilterra hanno fatto un intero articolo di smentita dove prendevano tutto quello che lui aveva scritto, no, perché ha detto io ho trovato i patti di cose di Sion e metteva cosa era scritto, e i testi da cui aveva copiato, paro. Bello. Non contenti, non ci hanno creduto, è arrivata ai nazisti e Hitler parla, 20 anni dopo che era già stata sbufalata tutto quanto, parla nel suo Mein Kampf dei priorati di Sion. E c'è una seconda teoria che dice che questa bufala a cui i nazisti hanno creduto ha collaborato, ovviamente non era la causa, però era una delle concause che ha portato poi alla Shoah. Ragazzi, cioè, quindi, io non sapevo che fosse... Cioè, oltre che fosse pure gnocco, cioè, terribile, fantastico, terribile. Fantastico. E infatti c'è un bellissimo libro che è Il cimitero di Praga, scritto da Umberto Eco, che vabbè è uscito da talmente tanto tempo quindi non vi sto spoilerando nulla. Infatti. Praticamente è il diario di un cretino che crede ai priorati di Sion e si mette a fare battaglie in piazza, una cosa eccetera, alla fine vabbè succede tutto un casino, ma tu non sai che si parla della bufala dei priorati di Sion fino alla fine del libro, dove effettivamente il protagonista capisci che muore. Poi vai a leggere l'inserto storico che ti spiega Umberto Eco cosa sono le priorità di Sion, e tutto il libro improvvisamente prende tutta un'altra... cioè ti rigira praticamente la trama del libro e tu dici no, solo adesso che ho letto l'inserto finale ho capito tutto quello che ci ho messo 6 mesi a leggere. Bellissimo libro. E Il cimitero di Praga, ragazzi. Ottimo. Andiamo avanti? Beh, bisogna fare sì, altro sì. Product placement. Mettilo a vendere, esatto. Amazon. Compratelo solo dal nostro link che metteremo sul canale YouTube. Vai, vado avanti. Vai, ci voleva questa spiegazione. Questi signori, se poi andate a vedere, sì, se lo hanno scritto in pietra. Tra l'altro, scusate, rompo il cazzo, ma vorrei far notare il bellissimo BoJack Horseman e Mr. Peanut Butter in versione wannabe Buddha. Cioè, sì, parliamone, sono favolosi. Parliamone. Vai, continua. Andiamo avanti, loro in pietra. Diktat, i loro diktat. Poi dicono il governo, il nuovo ordine mondiale. Vabbè, giustamente, ma non ce lo metti. È una favola complottista. Siete sicuri che è una favola complottista? Ne siete davvero sicuri? Abbastanza. Certo. Parte, dico, parola di massone. È una favola complottista, no? Dall'altra invece ti scrivono su pietra. Ma chi lo scrive, diciamo, su pietra? Quale pietra? Aspetta, non mo ci arriva, mo ci arriva. Per scollassare tutto, questi video, queste informazioni, tutti i dati di 20 anni che noi abbiamo... Vedi, c'ha la voce anche tremolante, è preoccupato per il nostro futuro, è concitato. Ci crede davvero, si caga, si caga. Si caga. Prodotto, vai. Praticamente, le vostre foto dove finiranno? Ma che c'entrano le foto di Facebook adesso? Cioè lui è saltato dai priorati di Sion scritti sulla pietra alle foto tu di non Facebook. Lo sai ai dragoni dall'anno del dragone cinese, allora Davide... quest'anno che l'anno del toro è bellissimo. Parla come zichi. Aspetta, Davide Fiorella. Quanti minuti siamo? Siamo a 3 minuti e 44. No, allora, 18. Davide Fiorella, ragazzi, ha una capacità di fare storytelling pazzesca, perché lui ti mette prima la come dire, come cacchio si dice? Mi viene la parola, lo scoop, ti mette prima lo scoop e poi dopo lo scoop lui che cosa fa? Te lo spiega con la cosa ancora più scoop. Capito? Lui ti mette una cosa e poi dopo adesso capisci perché parla di pietra e di foto di Facebook. Guarda e ascolta. I genitori avevano le Polaroid ancora. Guarda, trema. Potevano fare foto che rimanevano su pellicola, per dire. Vai. Noi appena spegneranno il Master Switch. Il che? Il Master Switch. Il Master Switch. Ah, cioè tipo il bottone, sì, che stacca, sì, l'energia, sì, a tutto. Sì.
il pazzesco. Pulsante di fine di mondo. Esattamente. Torniamo all'età della pietra. Perché? Bello. E che cosa succede quando torniamo all'età della pietra? Non avremo più un dato. Ci azzereranno. Tutto. Azzereranno. Perché sarà un azzeramento danno, capisci? Un azzerete danno. Effettuè. Questo è un po' effettuè rare. 50 anni. 50 anni. Si perderà tutto. Non ci sarà più nulla. Verrà tutto cancellato. Gli hard disk si sfasceranno nell'arco di un tot di anni. Gli hard disk. Così. Gli hard disk. Non esiste un hard disk con i disaster recover. No, esiste. Lui non sa cos'è il disaster recover. No, non lo sa cos'è. Vabbè, in effetti. Però sa cos'è il master switch. Secondo me. Vai, ma perché è uscito su Netflix, Witcher. Witcher, e lui c'è il master switcher, ovviamente. Va bene, chiudiamo per favore. Ok, andiamo avanti. Quindi poi se non hai la corrente, dimmi tu come fai. Come fai? C'era delle informazioni, certo, su hard disk. Come fai? Certo. Quindi, come fai? Come si faceva in passato, nell'Ottocento, con la stampa? La stampa che stampa i libri, che probabilmente non hai mai aperto, evidentemente, se parli così. Metodo Gutenberg. No, ma al momento è come quegli annunci di Wish, con tutte le keywords in cima. Sì. E poi mezza riga in fondo, secondo me è così, cioè secondo me va avanti a aggiungere roba, aggiungere chi torneremo a scrivere sulla pietra. Esatto, sulla pietra con, brava, con gli grammatica. Con la grammatica giusta, però, esatto, eh. Beh, certo. Perché in argilla tu puoi ricancellare, esatto, e riscrivere, no? Andiamo avanti? Vai. Pure per la memoria storica che dovremmo avere per un e che a quanto pare la storia è proprio quello che ti manca. Questi se lo sono inciso. Eccolo lo scoop. Wilson. Su cosa? Lui cosa ha scoperto? La scoop. No, torna indietro. Ma inciso. Allora, questi. Vai. Saranno irreperibili. Poi, se non hai la corrente, dimmi tu come fai, okay, ad accedere a delle informazioni su hard disk. Quindi, vi rendete conto di quanto siamo in pericolo? Pure per la memoria storica che dovremmo avere. Vabbè. Per un discorso del genere. Però, ritornando al discorso della pietra, questi se lo sono inciso sul Georgia Gibbs Wilson. Su cosa? Ok. Cioè, confermo la mia impressione sull'annuncio di Wish. Non ho veramente capito. Se qualcuno ha capito, lo scrivesse in chat. Esatto, sulla, io non... pietra, sulla pietra. Sulla pietra. Non vale. Lo scrivete sulla pietra, perché sennò poi... Una montagna della Georgia. Buildstock. No, metti un'immagine. No, no, ma veramente. Che cos'è Buildstock? Fermi tutti, ci provo, provo a cercarla. Fermi tutti. Ma poi la sta guardando proprio, cioè lui sta dicendo, esatto, è proprio là. Eccola, eccola. Immagini. Più che altro dovrei sapere dov'è il Master Switch. Infatti. Dov'è? Buildstock e Catanzaro. No, ce l'hanno i Templari. Vediamo. Buildstock Georgia. Eccolo qua. Un'altra donna, vedi. Ma no, non è quello, ragazzi, non si trova. Qualcuno ce lo link in chat. Esatto. Se qualcuno sulla sa, pietra. Se qualcuno sempre sa a cosa si sta riferendo questo, perché metto Buildstock e esce fuori di tutto. Andiamo avanti. Guarda poi con la mano. Io non so se sono pronta. Vai avanti. Molto indiano anche come termine. La Maria Palestra, esatto. Allora. Sì, de. Vabbè, chi non ha capito la battuta, non stiamo prendendo in giro indiani, ma stiamo citando un grande comico indiano, che è Russell Peters. Peters. Lo trovate su Netflix e su Amazon. Andiamo avanti. Beardstock. Allora, Beardstock. Vediamo un po' se è Beardstock Georgia. Beardstock. Vediamo, ve lo dico subito. Quindi se lo sono incisi sull'uccello, giustamente. Quanto ottimismo. No, raga, non è neanche Beardstock. Niente. Niente. Andiamo. Ci escono fuori tutti uccelli. Resteremo col dubbio. Andiamo avanti. Non lo sapremo mai. Un monumento in granito sito nella contea di Elbert in Georgia, Stati Uniti d'America. E ve l'hanno scritto a chiare lettere. Dobbiamo arrivare più o meno 500.000. Tutti i resti dovrebbero essere ficcati in un drita carne e tanti saluti. Capisci? Rimarremo in 500.000 e gli altri 800 miliardi, 8 miliardi di persone. Tritacarne. Di che tipo cosa? Fargo. Del coronavirus. Quindi, il coronavirus, secondo lui, adesso serve a questo sterminio di massa, sì, o è uno dei tanti elementi assieme alle scechime che servono a sterminare? Cioè, quindi hanno creato il cancro, hanno creato il coronavirus, hanno creato le scechimiche, la guerra. Sì, hanno creato le malattie mentali del complottismo. No, questo mi sa di no.
quindi... se l'è creata da sola il complottismo. Vabbè, vai, andiamo avanti, vai. Quindi la loro agenda la stanno rispettando in un certo senso. Ora il come... Vabbè. Eccolo, ce l'hanno messo. Cosa? Giorgia Guidestone. Ok, fermi tutti che provo a vederlo. Vai, faccelo vedere anche a noi qui nel... Ok, ho capito. Allora, ma che sono le statue quelle tipo di Naruto? No. Fermi. Datemi un secondo che ce l'ho, ve lo mostro a tutti quanti in diretta. Giorgia Guidestone. Vai. Eccole qua. Vai, okay. Sono queste cose qui. Facci vedere anche a noi. Mostrali in tutta la loro bellezza. Salva immagine. Salva. Ok. Ma sta cazzo di pietra, sta tavoletta, ando sta? In Georgia. Sì, ma dove di preciso? Aspetta, mo te la metto, dammi un attimo. Stai sconfinando con la finestra. Non succede niente. Arrivedela. Fermi che ce la faccio. C'è un tipo per te? Fermi che ce la faccio. Dai, ce la vuoi fare? Dillo a parole tue. Eccolo qua. Dai. Ok, aspetta che lo posiziono bene. No, ma questo è un disegno del merda. Allora, aspetta. Intanto questa è la famosa Guidestone che sta in Georgia, vi leggo. È un monumento in granito sito nella contea di Elbert. Quindi è un monumento. Esatto, in Georgia, Stati Uniti d'America. Su 8 delle superfici maggiori è inciso un messaggio composto da 10 regole. Consigli in 8 lingue moderne, una per ogni superficie. La struttura detta a volte la Stonehenge americana è stata più volte oggetto di polemiche in quanto secondo alcuni su di esse vi sarebbero iscritti i principi sui quali si fonderebbe la teoria del complotto del nuovo ordine. Ma voglio sapere che c'è scritto. Esatto. Forma, dimensioni, prerogative, primo gruppo. Eccole qua le regole. 1. Mantieni l'umanità sotto 500.000 in perenne equilibrio con la natura. 2. Però allora c'ha ragione, c'è scritto. c'è scritto. 2. Guida saggiamente la riproduzione, migliorando salute e diversità. Selezione razziale. Poi 3. Unisci l'umanità con una nuova lingua viva. 4. Domina passione, fede, tradizione e tutte le cose con la sobria ragione. È proprio un monumento massonico. Vabbè, chiaramente massonico. Cioè, non è una battuta. Sì, no, è massonico. È chiaramente fatto da un massone. Certo. Non capisco perché quella dei 5.000. Di 500.000. Perché evidentemente secondo i massoni 500.000 sono giusti. Cioè, l'unica frase strana è quella dei 500.000 che non forse hanno usato per fare titolo clickbait. No, sta cosa di 500.000 va capita. Il resto sono tutti precetti che sono chiaramente massonici. Però fammi leggere perché mi interessava. 3 e 5 potrei... Cioè la lingua per esempio non è abbastanza... L'esperanto. Fatto da massoni. Esatto. Proteggi popoli e nazioni con giuste leggi e tribunali imparziali. Ma guarda che cazzo si lamenta. Lascia che tutte le nazioni si governino internamente e risolvi le dispute esterne in un tribunale mondiale. Beh, è giusto. Evita vedo i draghi. Dove sono i draghi? I draghi non ci sono. Dove sono? Evita leggi poco importanti e funzionari inutili. Poi bilancia i diritti personali con i doveri sociali. Apprezza verità, bellezza e amore, ricercando l'armonia con l'infinito. Non essere un cancro sulla terra, lascia spazio alla natura. Vabbè, a parte quella iniziale che non vuol dire un cazzo. Infatti. Non ci vedo nulla di... Cioè, cosa ha detto di sbagliato sta tavola? Non si sa, mo ce lo dirà lui, perché lo tolgo. Non vedo i rettiliani, infatti, non ci stanno i cavalieri dello zodiaco. Tolto. Per chi l'ha capito, Sion è il maestro di Ariete. Ecco, appunto. Andiamo avanti. Citazione avanti. Nerdissima. Cosa ci dicono in chat? Qualcuno legge, ha letto nel frattempo? Che ci dicono... io non capire, ma perché sta roba sta in un monumento? È un monumento? Sì, è un monumento, Fiorella, sta in Georgia. A quanto pare sarà un monumento abbastanza massonico da quello che dice, perché dai, Luca ha fatto... dietro casa mia c'è sta la piazzetta massonica, l'hai visto, no? Sì. Il triangolo. Sì. Abbiamo riconosciuto alcuni simboli nelle parole che hanno detto, comunque. Sì, hanno chiaramente scritto da un massone sta cosa. Probabilmente, dice Michael Flavinius Picenus, si riferiscono ad una ipotetica ricostruzione della civiltà dopo la guerra fredda guerreggiata.
Roccioso, 500.000 perché è palesemente rivolto a un'umanità post-estinzione per evitare nuovamente la sovrappopolazione e tutti i problemi connessi, probabilmente. Sì, è abbastanza logico, ma un po' assurdo. Comunque, non è che i massoni siano sempre famosi per la loro No, 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 iperlogicità, anzi, 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 di quelle anche loro. puttanate che sono volate in loggia, va bene. Ecco, va Papà bene. dice milioni, non mila? 500 milioni? 500 milioni, non mila. Ok, sì, ho letto male io allora. 500 milioni. Quanti 500 siamo? milioni, noi siamo 8 milioni, quindi vabbè, 1 miliardo sono 1 miliardo, diviso 2 fa 500 milioni, quindi se adesso siamo quasi 8 miliardi sarebbe un sedicesimo della popolazione attuale, Ok. più o meno. Beh, è un grande sterminio di massa. Vero? Bene, andiamo avanti, siamo solo Vai. a 5 minuti e già. Sì, ma non lo finimo, No, te lo non dico. c'è. Cioè, A un c'è certo tutta punto una Massalti, faremo eh? i No, salti. perché già mi sta Salti alla venendo Rick e in Morty, cioè, vai. l'idrocelo allo Ci si scroto. devono mettere un attimo d'accordo, perché? Perché sono tre filoni Tre. massonici. Vai. Che Uno è il filone ebreo dei B'nai B'rith, quelli che cazzo è detengono. Ibnai Brit? Io lo sai che non lo so, ha detto sicuramente Luca lo conosce. Non sai chi è Ibnai Brit? Luca non sa chi è Ibnai Brit. Diego No. Novelli, se sai chi è Sì, Ibnai se c'è Brit, Diego sicuramente lo vai. sa Ok, o anche Cuscito. andiamo avanti. Si sono arrogati il diritto di avere il denaro e la cultura da E questa sarà gestire. tipo una banca, tipo Quindi, Rothschild ah, o ok. che cazzo ne Tutto quanto il so. filone, quello pseudopsicopatico. Comunque c'è Padre Ken che dice: io comunque se fossi Oh, negli grande Padre Illuminati Ken. licenzierei quello che si occupa di mantenere segreti i progetti. Sì, fatti. A meno che non divulghiamo apposta quelli sbagliati, così che loro ci Per credono. generare hype. Clickbait a go-go, vai. Del gender, tutto il filone Ah, psicopatico. oltre a essere Ecco, antisemita, perché chiaramente questa cosa è antisemita, è pure omofobico, capito? Contro Israele. non solo, fantastico. senti cosa dice la perla arriva adesso. Vai. Fermi tutti. Del meticcio, mischio di razze, eccetera. Le Guardate, guardate, mani guardate. non hanno le razze! No, 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 Mio maiale, no, ma mio maiale, gli umani non la hanno le razze, cultura, non siamo cani, non perdonatemi. siamo cani, sono etnie, non razze, mannaggia Fermo, la fermo, Madonna col perché cielo. arriva la perla, È la fermo. perla del porco Dio. Quindi Ecco. tutto quanto il filone, quello pseudopsicopatico del gender, tutto il filone psicopatico Olè! del meticcio, mischio di razze, eccetera, guardatevi Netflix. Eccolo, eccolo! Ale, Aspetta, un Ale. complotto netflixiano! Ferma, ferma, Luca, guarda, 5 Vai. minuti e 38 di pura bellezza! E ditemi se non trovate un telefilm ormai dove ci sta un nero che si deve fottere una bianca a tutti i costi, lesbiche, gay, ormai proprio all'ordine del giorno, non c'è più un telefilm normale. Cioè, Mi passa telefilm che ci vuole normale. Cioè, lui ha mischiato un problema reale, che c'è un eccesso di politically correct, che è vero, Esatto. a volte ha rotto il cazzo, per dire, The Witcher, stanno in Polonia, sono tutti polacchi, me metti gli afro a sorpresa, a un certo punto imbocchi un nero, fai, per carità, va bene la quota nera, ma stiamo in Polonia, perché mi devi mettere il nero in Polonia? Cioè, però al contrario, su coso, su, che tra l'altro è un bellissimo film, mi è piaciuto da morire, Black Panther, Sì. giustamente, sono in Africa, sono tutti neri, non mi hai messo la quota bianca. Sono tutti neri, L'ho scusa. capito, allora, in Africa sono tutti neri, mi metti tutti neri, in Polonia sono tutti biancolatte, fammeli biancolatte, non ho capito, Invece cioè, no. invece no, no, scherzi, No, scherzi a comunque, parte. tra l'altro, ricorda vagamente Gasparri. Mi ricorda Ricorda vagamente Gasparri che stamattina ha esatto. fatto questa splendida dichiarazione super meta sulla famiglia diversa, che è diversa dalle famiglie non diverse, che sono normali perché Sì. sono diverse. Sì, perché sono padre, madre, amante di Esatto, uno, amante delle minorenne, due, minorenne che esattamente. si scopa lui tre, perché la Esattamente. moglie invece no, È certo, complicato, ma do è dobbiamo complesso. capirci. Figlio, figlia, Esatto, un casino. figlio quello illegittimo, non riconosciuto, sa. Esatto. C'è una serie di la famiglia tradizionale mica è così Esatto, banale come l'amica sulla vice l'amica Vanese, cioè, sulle Esatto, un quando lui passa dai casino. trans sotto casa tutti lo riconoscono e fanno ciao bello, perché li conosce tutti, no? È Esatto, chiaro. e se non passa per una settimana lo chiamano, Lo perché chiamano, lo chiamano, dove sei stai bene, finito? tutto a posto? Fantastico. No, Quindi però. no, cioè,
è vero come problema, nel senso, problema, in realtà hanno rotto il cazzo con sto social justice warrior, però non c'entra quei complotti, è solo, no, è solo eccesso di politically correct, e passerà, no, è una moda, passerà. Non... Sì, passerà per forza, l'unica cosa è che io voglio sapere che fine hanno fatto i dragoni. Sto dragone! Ce li siamo persi in 5 minuti. È perché sono diventati neri e si sono scopati le bianche e sono nati figli con problemi gender. Ok. Che quindi... verranno sterminati dal coronavirus. Anche perché se nasci dall'uovo, sei maschio o femmina? Esatto. L'uovo è maschio o femmina? Non lo puoi sapere. Non si sa. Sono problemi, raga. Sono problemi seri. Sono problemi gravissimi. Ma intanto, tra l'altro, ci dicono in chat che probabilmente il dragone se l'è tatuato Gio, così, tanto per... Esatto. Secondo me si sono estinti perché erano dragoni che è possibile. Grande. Vabbè, andiamo avanti. Molto bene. Andiamo avanti, molto bene. Vale. Dai. Hai uno spaccato della società. Tu invece, se ormai vedi questi telefilm, ti devono fottere il cervello in qualche modo e quindi... Mamma mia, hanno messo due omosessuali in un film. Esatto. Come si sono permessi. Esatto. Che tutti. Che oltraggio. È un'epidemia. L'agenda. Cioè, c'è l'agenda. Stanno seguendo l'agenda. Poi l'agenda dice che tutto questo... Non cioè, quindi, prende, secondo lui, nei priorati di Sion c'era scritto che tu nei telefilm devi mettere la quota nera, devi mettere la quota gay. Esatto. Erano i priorati di Sion. Esatto. Perché che sono poi ebrei, così le persone guardano i telefilm niente, diventano improvvisamente tutte... gay e neri. Esattamente. Contemporaneamente. Neri, contemporaneamente. Cioè io ero polacco, sono diventato nero improvvisamente. Così. Andiamo avanti. Ma cioè, se uno ha le chiavi di lettura, le vede dappertutto queste situazioni. Questa è una se non ha le chiavi di lettura. Anche se uno ha perso la bussola, le vede dappertutto. Infatti sarei segnato con la martina, vedi. Come il priorato di Sion non esiste. Come l'agenda sionista non esiste, come il fatto che non ci sono dei sionisti che stanno facendo un vero e proprio disastro in giro per il globo. Ma Soros, Soros. Vai, dillo, è Soros. Poi c'è l'altra frangia. No, ha fallito la prova. Alla ribalta. Ah, è vero, perché questa era la prima, quindi gli schifosi. La seconda, la già. Arriviamo alla terza. Una era gli schifosi ebrei gender. Gender neri, gli ebrei gender neri. Poi? Poi quello che voglio capire, mo c'è la seconda. Che è la frangia degli ismailiti. Ah, gli ismailiti. Contro la pure islamofobia. Ecco. La Wakbar. Pensare un attimo che anche questi sembra che non esistano, per dire, anche perché... Non esistono. Sembra che non esistano. Sembra che non esistano. Si sente molto. Che Barbaro sotto casa mia non esiste. No. Praticamente, no. Praticamente gli ultimi due anni hanno fatto di tutto l'Islam, però sembra che non esistano. No. L'Isis non c'entra niente. È la tua opinione. Poi gli farei parlare con quello della grande bisseria d'Egitto, vediamo se non esiste. Qualcosa come 1.800.000.000 di persone. Che non esistono. Vedi, lui sta leggendo 800. Ah, cioè, prima li numera, no, prima li nega e poi li numera. Esattamente. Beh. Mamma mia. Bello. Più che altro a me piace che sia segnato. Il 23% totale è la seconda religione del pianeta. È vero, ed è normale che dentro questo contenitore, questo serbatoio pazzesco, ci sia un potere, una predominanza. Vai. È proprio, cioè, a parte che è rinomato che gli islamici si ammazzano fra di loro, ci sono guerre fra sciiti, sunniti, poi ci sta la penso siano minoranze wahhabiti, poi sufi. Ci sono pure i sufi, tra l'altro, cioè, veramente, anzi, si dice che la prima vittima dei terroristi tipo questi, eccetera, sono gli islamici stessi, quindi c'è, cioè, in più, l'islamismo, diversamente da come sei abituato magari probabilmente tu a vedere il cattolicesimo, non ha un capo religioso. Cioè tu nel cristianesimo apostolico romano, tu c'hai per dire il papa nel cattolicesimo. L'islam ha degli imam, ha delle cose, ma non ha un capo religioso. Quindi vedere un potere dietro gruppi frammentati in guerra fra loro è proprio ignoranza. Cioè vuol dire che non è la più pallida di che cazzo stai dicendo. Che facciamo? Passiamo alla parte jump cut, jump... No, voglio sentire tutti e tre, fammi sentite, prego. No, okay. A questo punto... Che invece gestiscono il commercio... E il terzo sarà la chiesa, dai. Sicuro. Nafta è doppio. Nafta. Droghe. La benzina, la nafta. No, io non la chiamavo droghe. La nafta.
e sono anch'essi stessi una compagine che però è a metà tra Occidente e Oriente, diciamo, è già Oriente praticamente, per già dire. Oriente. Però fa parte degli stessi amichetti. Quindi quando la gente tutti inizia amici. A pensare che... Quindi lì, lì che si stanno ammazzando israeliani nella... e palestinesi sono tutti in realtà amici, si stanno ammazzando. Non si è capito perché si ammazzano tra di loro. Perché non esiste come l'Australia. Non esiste come l'Australia. O nei casini tra Iraq e Iran. Non è così. No. Cioè, ma questi non sono così scemi, in un certo senso, da crearsi l'inverno nucleare radioattivo in gas. No, eh? Se questa no. è l'unica nostra fortuna, che siamo lì nel Mediterraneo, là vicino, se dovranno fare conflitti mondiali, si dovranno tirare razzi, testate atomiche, probabilmente lo faranno un po' più... perché non sono così c'è Mazinga c'ha il pugno atomico, no, Goldrick ha il pugno atomico rotante, loro hanno le testate atomiche. Io, no, ma è favoloso, non ho mai volato così tanto, no, in vita voglio, mia. Voglio sapere il terzo, no, ti prego, mi scappa di sapere il terzo. Ammazzarsi sul proprio territorio, no, cioè, vabbè, ammazzate la terra dei fuochi a livello la terra dei fuochi cazzo, 8 minuti e 40, c'è di tutto dentro. Comunque veramente questa è un'altra cosa proprio mindfuck pure questo. Sì, eh. Sì. Ripeto, è talmente complicato tutto questo scenario che se l'è appuntato, ma cioè, se voi guardate, si è segnato tutto. Raga, non se lo ricorda manco lui. No, lui quando guarda, quando fa così con la mano, no? Fa così. Secondo lui me c'ha una cosa, ci presenti quando sì, le indagini di casa con le puntine. Sì, sì, io voglio che gira quella telecamera, mi fa vedere il suo sì, anch'io. Il suo muro delle scoperte. Sì, con lo scotch, con i pennarelli. No, bellissimo, è tutto molto bello. Male. Non sono così scemi almeno loro che detengono il potere mondiale di ficcarsi le scorie e le radiazioni in casa. Questa è la mia speranza. Basi, raga. Le scorie semmai non te le ficchi, le espelli, ma vabbè. Vabbè. Poi, opinione. I matti sono matti e le mattità. Siamo d'accordissimo, i matti loro. Sono matti, guarda, ti do ragione. Poi c'è la terza frangia. Eccola. La terza frangia è quella dei gesuiti, ovviamente. Lo sapevo che c'erano i cattolici. Cristiano, l'unico filone occidentale cristiano che funziona un po' da contrappeso a questi altri. Dovrebbe funzionare da contrappeso in un certo senso a questi altri due, perché poi c'è un altro dato importante riguardo a tutto questo. Luca, la tua faccia è di un'eloquenza, cioè sei disperato, ti ho detto, disperato e basito allo stesso momento. No, io sono ipnotizzata da quest'uomo, veramente. Quasi, quasi è anche un suo fascino, poi. Sì, certo. Sì, mi viene voglia di farmi gesuino e gesuita. Gesuita? Andiamo avanti. Calderone, che... cioè, l'ha detto che è un calderone. Si sta quasi estinguendo, per dire. Ma come, se è la religione più grande al mondo attualmente? Si sta quasi estinguendo. È la religione più grande. Ma in tutto questo, l'unica cosa che si è estinta sono i dragoni. I dragoni, non se ne parla più, sono spariti. Vai. Esatto, come il meme del gigante di ghiaccio. Perché no? Proprio è la metodica all'occidentale che ormai ha sancito che noi ci dobbiamo proprio depopolare nel modo più assoluto. Depopolare. Tra vaccini 5G non si sa tutto. E vaccini 5G ed è tornato il 5G. Ma lo sente con le mani questo? No. Lo sente con le mani? Lo sappiamo? Non voglio sapere con cosa lo sente. Forse è meglio di no. No, il signore nella finestra è un video che stiamo mandando, che abbiamo selezionato, tale Davide Fiorella. Talni Farscape. No, è un video che noi abbiamo scaricato da internet, che ci guardiamo bene dal prenderne la paternità, anzi no. Mi allontano il più possibile. Apriamo la finestra. Sì, sì, da questa cosa, anzi. Va bene, va bene. Potete alzare l'audio di Davide, certo che lo alziamo, non c'è problema. Vai. Ancora più audio, Davide. Vai, Davide, sei tutti noi. Esprimiti. Io ti voglio bene, dai. Davide. La robaccia. La gente non fa più figli e quindi ovviamente non è perché i vaccini rendono sterili, no? No, esatto. Non ci saranno altri cristiani, capisci? E l'agenda cristiana gesuita dice che devono vaccinare i figli, così fanno meno figli e così si depopolano. Una cosa geniale, logica, geniale. Proprio. Geniale. Bene, ti amo, ti amo, ti amo. E si ritrovano con un utero che viene fatto sto bambino. Che cosa gli fai a questo utero? si imbarazza anche a dire certe strozzate. Sì, perché secondo me magari ha un minimo di pudore rimasto. Hai capito? Quel pudore è giusto, utero. Esatto, la pazzino. Ecco. No, perché ha detto
utero, che schifo, oddio, non si fa, non si fa. Va bene, farò la frutta. Direttamente. Che faccio, passo al jump? No, voglio finire di sentire questa cosa. Ci tieni proprio? Che quindi tu di fabbrica, esci di fabbrica cristiano. Esce di fabbrica utero, cristiano. Fa un viaggio e se ne va da un'altra parte, in Oriente, ti ritrovi e ecco, è tornato all'Oriente. Sulla testa. È tornato all'Oriente. Okay. Okay. Religione. Resuscita i dragoni? Funziona la religione. Ok. Che cos'è che funziona la religione? Quindi, sei della religione del posto dove esatto, tornato. Quindi se vai a Sharm, pam! 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 A posto, manco te ne accorgi. Ingenuo. Gesuito, ismaelita. Ma è dove nasci che diventi o è dove ti fecondo? Cioè, se per esempio io ingravido la mia ragazza a Hong Kong, ma poi faccio nascere mio figlio alle Hawaii, cosa viene fuori? Cosa viene fuori? Bella domanda. Cazzo, no. Ditecelo in chat. Ditecelo in chat. Esatto. Manca ancora la terra piatta, infatti. Mo adesso no. arriva, sicuro che arriva. Sì, vai. Sì, sì. Sono la Francia cristiana e detengono industrie farmaceutiche e comparto militare. Ok. Che strano poi quando, capito, questi signori capito. Dicono che gli F-35 stranamente... No, raga, mancano i marò adesso. Io lo amo. I Marcellos. Beh, sì, la malattia che non esiste. La malattia che non esiste? Cosa sta sguagliando la faccia, Marca. No. Mancano i cuccioli di Labrador. A me mi dispiace mandarli in avanti rapido perché ce ne regalano. Mancano i cuccioli di Labrador che verranno a soppressi domani. Esatto, la marmotta che collezionava la cioccolata. Papà Castoro. Vai, salta. Va, cazzo, salta a cazzo. È rimasto metà video, vado a cazzo. Vai, salta a cazzo. Tanto. Quando si è scatenata la casistica allucinante dell'HIV, dell'AIDS. Ecco, negazionista! Negazionista! Qui è come roulette russa, dove vai? No, esatto, il serbatoio dell'AIDS. Il serbatoio? Dov'è? Anche quello? C'era un giro per già per altri motivi, come poteva essere addirittura la tubercolosi, come potevano essere le malattie... degli immunodepressi che esistono proprio perché spesso e volentieri si beccano ste nanoparticelle che gli le nanoparticelle dell'AIDS. Vai, salta ancora, salta. Vai, l'acqualete dell'AIDS. Ok, paura di sodio, vai. Dell'epidemiologia per la sanità pubblica a cura dell'Istituto Superiore della Sanità. Ok, queste sono le classiche cose di... Voglio sentire che queste sono le classiche cose di qualcuno che legge un'informazione proveniente da una cosa scientifica e non ci capisce una mazza e la rilegge a modo suo. Vai, vediamo se indovino. Cioè, ho indovinato. Questi sono dati ufficiali, li trovate dati ufficiali. Poi vi metto i link. Dati ovviamente ufficiali. Casi gravi alla terza settimana della sorveglianza sono state segnalate 45 casi gravi. In cui 7 deceduti. Mortalità. Durante la seconda settimana del 2020 la mortalità è stata inferiore al dato atteso, con una media giornaliera di 240 decessi rispetto ai 258 attesi. Fermi tutti. Fermi. Esatto. Questa è una pausa quasi alla fine. Fermi, vai. No, doveva concentrare. Deve essere un po' più concentrato. Sì. Vai. Vado play. Fermi tutti. Capite cosa potrebbero creare da un giorno all'altro nella testa della gente? Soltanto cambiando l'etichetta, una cosa che già sta succedendo. Cioè, un morto di influenza lo fai diventare un morto da coronavirus. Capite qual è la gravità della situazione? Io lo amo. No, ma è tutto è tutto bello. Tutto fantastico. Allora, aspetta, un quadro non psicologico, perché nessuno di noi è psicologo, ma sì, un quadro da analista di fenomeni della rete. Come posso dirti? Secondo te, come possiamo inquadrarlo, questo bellissimo personaggio? L'annuncio di Wish degli gnocchi, praticamente. Bellissimo. Ma io su Wish ci ho comprato un sacco di roba. Ma anch'io, figuriamoci, anch'io. È una cosa meravigliosa, Wish. Infatti anche questo è un video meraviglioso. È stupendo. Bello. Guarda la sua manina, cioè, è bellissimo. Sono 18 milioni di robe tutte assieme. Però comunque, scusa, 18 milioni di cose tutte assieme. Il guizzettino alla fine. Il guizzettino alla fine. Però, io devo fare un applauso a questo ragazzo. Perché
gli abbiamo messo un sacco di ferma immagini e in tutti i ferma immagini che abbiamo fatto... Alla marinetta perfetta. A parte la marinetta paletta perfetta. E questa cosa secondo me non so perché mi fa tipo... Vabbè. Lord inglese. Esatto. E viene sempre con facce comunque guardabili. Sì. Invece i ferma immagini miei, io sono deforme. La gente di Kenshiro quando sta per esplodere, no? Invece lui è un uomo fermo immagine. L'uomo fermo immagine. Uomo sì, guarda, cioè è una foto che potrebbe mettere come profilo di Facebook. Tra l'altro guarda la manina a paletta com'è perfettamente sì, allineata con lo stipite della punta. Guardalo, coincidenze? Io non credo. Vai, salta. Vai, saltiamo. Vai. Gravissima, non grave. Per questi motivi qui che vi ho detto. Non, li abbiamo non per le puttanate che vi stanno dicendo in giro per le varie cavole di TG, capite? La situazione qual è? Reale, la situazione reale. Non è riuscita ad azzeccare un articolo, cioè il genere di un articolo con il genere di un sostantivo. non li ha proprio matchati. No, that's not compute. Ragazzi, è amore. Per fare? Sì. Sì. Questo è il problema. Questo è il problema. Che se non vedate una svegliata sarà sempre peggio. Sveglia! Il buono non ci sta niente. Niente. Questi vogliono accelerare. Ma secondo me è abruzzese, qua. Sai? Ce l'ha dell'abruzzese. Sì. Secondo me è abruzzese. Mi ricorda alcune uscite alla Dell'Imello. Solo che Dell'Imello non dice ste stronzate. No. Forse è di Pescara, sai? Dici. Pescara, perché il teramano è diverso come però accento. Si sente però c'ha quell'accento lì abruzzese. Tranne sì. Ci ficcheranno dritti nella tomba a norma di legge. Tomba a norma di legge? Ti ficcheranno nella tomba a norma di legge. E qual è il problema? Okay. Cioè, come se non fai delle leggi su come stoccare i cadaveri, che fai? Li lascio no, perché lui dice che ti ammazzano a norma di legge. Con la licenza di ammazzarti, praticamente. 007. Hanno impiantato una dittatura sanitaria e la gente ancora... La perché questo chiaramente sanitaria. È un antivax, certo, cerca di dittatura. Capire se il vaccino sì, vaccino no, un par di palle, Di palle. Sono soltanto uno sterminio di massa. Sterminio, è uno sterminio. Siamo tutti vaccinati, siamo sovrappopolati, sei vaccinato, sei vivo, siamo tutti vaccinati, siamo vivi, ma è uno sterminio. Ma no, certo. È per questo che lui vuole togliere i vaccini per arrivare a 500 milioni. E lui fa, se togli i vaccini e 500 milioni ci arriviamo subito. Dai una generazione. Demoliti. Ma è bellissimo perché non c'è l'obbligo vaccinale nelle scuole. Allora, se i bambini muoiono con i vaccini, le scuole si spopolano. E invece, guarda caso. Cioè, tu mi fai una legge per far vaccinare i bambini, per mandarli a scuola, perché poi li ammazzi, così le scuole chiudono. E se le scuole chiudono, non c'è più l'obbligo vaccinale nelle scuole. Pratico. Quindi non vaccini più i bambini e quindi i bambini continuano a sopravvivere. Molto pratico. Comodo. Cazzo, degno di Davide Fiorella 2. Attenzione, Luca Sadaka. Madonna, ha fatto già il suo. Vabbè, cioè, allora, fermi tutti perché mancano 24 secondi. Voglio dire, se riesci a spararne almeno un'altra. 24 secondi senza pause. Tutti zitti, vai. Legalizzato a norma di legge. Cercate di capirla sta cosa perché prima lo capirete, prima vi salverete. Qui è questione proprio di ormai vivo o morto con l'informazione. Che vi entri nella testa, nel cervello, quest'ultimo concetto, che chi non si informa creperà nell'angolo, in malo modo. Questo è quanto. Saluto a tutti. Bravo. Io pensavo che passi a norma di legge. Standing ovation! Standing! Mi alzo e mi inquino ai tuoi piedi, maestro! Mi inquino, ragazzi. Tra l'altro morire male, io pensavo a norma di legge, cioè ragazzi. Io pensavo a un'uccisione regolamentata. Allora, innanzitutto pulita, non siamo riusciti a resuscitare i dragoni. Siamo partiti. No, infatti sono spariti, quindi, però noi abbiamo saltato, non è detto che non ci quindi ritorni. Potrebbe Sion, uscire fuori. Sion è tornato fuori, no? Non lo so. Non era tornato fuori. Siamo partiti comunque da un serpente del siamo partiti dal coronavirus a se non ti informi muori. Ok. È ragazzi. Che purtroppo non ho parole, ho solo parolacce. No, io non ho... Ma io non ho parole neanch'io. Nel senso, più che altro è l'effetto zibaldone, capisci? Cioè, io... è tutto.
Io lo amo. È tutto assieme, tutto a cazzo di cane. E va tanto a cazzo più, di cane. Esatto, come quando, è come quando sei in chimica, ti fai un panino, apri il frigo, e butti il dentro. Puntino di maionese. Maionese, la cioccolata. L'oliva, esatto. Capisci? Tutto, tutto assieme. E salame, così. Boom. Tutto assieme. Poi lo mangi e dice, ma la merda, perché? Non capisco. E lui fa così. Io che mi ero anche fatto il problema... che non mi ero informato abbastanza sul coronavirus per poter comunque dare delle informazioni di un certo tipo, ma non è servito un cazzo! No! Te lo dicevo che non sarebbe servito! No, perché c'era troppo! Cioè, ma anche guarda tutti i 18 vediamo che dice Sgramma, ma questa perla di video dove si può vedere? Voglio leggere i commenti. No, infatti io voglio sapere quanti gli mettono like, tipo allora, una pagina ufficiale. Allora fermi tutti, ve lo dico, lo trovate. Allora, lui ha una pagina Facebook che si chiama Davide Fiorella. Il titolo del post è del 27 di gennaio, il giorno della memoria, e si parla, guarda caso, dei priorati di Sion. Il titolo è Coronavirus, due punti, i retroscena agghiaccianti. Agghiaggianti. Ovviamente, ragazzi, qui qui ci sono... Vediamo se ci riesco. No, per favore, Luca. Camadonna. Ti sei fatto malissimo. Ti sei fatto malissimo. Ti sei anche malissimo. Lasciato il segno in fronte. Il segno massonico. Il segno massonico. Oh. E ragazzi, i commenti sono troppo un'opera d'arte. Fail proprio, manco so buono a lanciare la roba. Troppo product placement. Andatevi a leggere. Andatevi tutto a leggere. Molto bello. Tutto stupendamente bello. Stai tirando? No, perché c'è tutta la roba. Vabbè, c'è niente. La stirpe di Sion lì. Sì, la stai tirando? C'è una stirpe di Sion. Allora non tirare niente. Poi si incazzano, si sono casini. Ma. Settimana scorsa, se vi ricordate. Vi ricordate il personaggio a cui abbiamo inviato un contatto? C'è una news. Allora, più di una. News numero uno, praticamente non sono bastati tre o quattro citazioni che hanno citato noi e lui su Instagram e ha bloccato noi. Non gli possiamo scrivere più. Noi. Lui, ma voi sì. Voi sì, quindi se andate a recuperarvi la live di settimana scorsa, divertitevi. Ma detto questo, ci ha risposto. Ora, c'è una legge che ci impone di non potervi leggere cosa c'è scritto, ma diciamo, riassumendo velocemente, lui praticamente ha scritto: ah, Luca, che bello, bla bla bla, grazie che mi hai scritto, capisco i tuoi dubbi che sollevi, magari possiamo parlarne insieme, purtroppo non sono in Italia, adesso sto in India, se vuoi ci sentiamo via WhatsApp e chiacchieriamo. Quindi... No, io non voglio chiacchierare via WhatsApp. No. Quindi, io voglio venire lì con una telecamera. Esatto, sappiate che gli risponderemo e vediamo che cosa succede. Potete portare il guru delle banane? Gli portiamo il guru delle banane. Ma l'ha visto il video, il video del guru delle banane. Dannazione! Quindi, signore e signori, ci saranno comunque delle news. Qui però abbiamo due opinioni diverse. Tu sostieni che lui sia furbo e stia facendo il traccobetto perché ci ha riconosciuto e sta scrivendo. Secondo me, invece, questa gente... in generale, poi non dico lui nello specifico, però per come ho identificato determinati modelli, ok, archetipi, quindi non parlo di lui, sono un po' più coglione dell'altro. Quindi secondo me lui non ci ha riconosciuto, lui pensa che sono due fenomeni separati. C'è un ragazzo che gli ha scritto sono interessato e parallelamente un rompicoglioni che è un'altra persona... Che ho per rispondere a chi ce lo chiede in chat, stiamo parlando di Michele Lanciani e di un video dove parla assieme a una certa Naki, che è un canale YouTube abbastanza interessante. E anche una bella ragazza, tra l'altro. Sì, sì, molto carina. E lui è anche molto carino. Potrebbe dedicarsi a fare foto su Instagram o e cosplay. Cioè. Invece gli piace parlare di cristalli e di energie. Quindi e questo... di zucchine. Non è allusivo, no? Parlano loro di zucchine. Loro... Citano le zucchine. Esatto, ci spiegano come scegliere le zucchine dal fruttivendolo col freschetto. Ma se tu la zucchina la metti nel congelatore, morta, la tiri fuori, però gli metti la mano e senti il freschetto, che succede? Mindfuck, così. È la fine. Ma lui non parla, mi sa, di freschetto. Il freschetto, no, freschetto l'abbiamo citato noi, vabbè, però si parlava del freschetto.
By the way, siamo arrivati alla fine di questa fantastica live. Benvenuto. Grazie. Un altro follower che si è appena iscritto. QR1, fategli qualche domanda. Nel frattempo dici intanto QR1, Quota Rosa 1. Dica. Se ti sei divertita, che cosa quali esperienze mistiche hai vissuto questa sera? Niente, credo di aver perso 4-5 punti di qui, quindi a questo punto sono... Io e una zucchina abbiamo la stessa capacità di discernimento. Sì, che di base siamo nati con un cui molto basso. Luca, metti, imponi le mani, vedi se c'è ancora un po' di energia vitale. C'è il freschetto. No, no, su di lei. C'è il freschetto. No, perché poi è harassment sessuale. No, così, tipo Keanu Reeves. Avete presente Keanu Reeves. Reeves che nelle foto... Ah, è vero. Esatto. Fa così, fa gli abbracci così. Non tocca. È terribile. È carinissimo. Non so, mi fa... Però è una cosa che mi mette, capisci? È veramente creepy come... È veramente creepy. È molto creepy. Più creepy di uno che ti mette la mano sulla spalla, sì, davvero. Infatti, è terribile. Infatti. Questo appuntamento sì, lo chiamerei smettimento del mercoledì. Grazie a tutti. Beh, comunque vi state perdendo il commento migliore, che è il guru delle zucchine. Il guru delle zucchine. Dovremmo farli incontrare, tipo Celebrity Deathmatch. Il guru delle banane. Vabbè, Manu c'ha domani che so due palanche. Ma sai che potremmo fare? Potremmo prendere i vari video. Adesso mi sta venendo. I vari video li facciamo rispondere. Uno che dice una cosa, l'altro che risponde con l'altro. Risponde a caso, dicendo parole a caso. Ci sta, si potrebbe fantastici. Fare. Va bene, signori, è stato veramente un grande piacere per noi divertirci questa sera. Lo smerdoledì, mi piace. Lo smerdoledì. Non è male. Grande, ovviamente. Vabbè, sgrammaticando. Seguitela sì. Tutti quanti. Se volete che Quota Rosa 1 torni, rompete tutti i commenti del video, scrivete. Oh, attenzione, c'è un commento interessante. Io, sì. Questi sono i commenti che ci piacciono. Oh, io ho visto i vostri video su Biglino, sono interessanti. Prima stavo molto appresso a quelle idee di Biglino, ora inizio a comprendere. Benvenuto nel mondo dei ben pensanti. Prossimo step. Puttana e cocaina. Ecco. Esatto. No. Luca, stiamo... Che cazzo? Bambini! Vabbè, ok. Cocaina e trans. No! A me manco i te, vabbè. No. E la Quota Rosa no, e la cocaina no. Ma poi il gender. Il gender, vabbè. Cioè, vabbè. Siamo seguiti anche da ragazzini, per favore. Che devono imparare la tolleranza, quindi è bello ciò che piace. E basta. Se ti piace qualcuno. Cocaina e dragoni. Esatto. Molto Cocaina e dragoni. Ecco, vabbè, ecco, è Quota Rosa 1 esce, le tue opinioni. Io rispetto le donne, bravo. Ciao, mi chiamo Lorenzo e non guardo il Biglino da ormai 2 mesi. Io ho una domanda per Luca, vi seguo da poco, quindi non so se avete già parlato, cosa ne pensi della medicina Maya? Tutto quello che secondo me non è scientificamente dimostrato e non ha evidenze scientifiche, non ha evidenze scientifiche. Lola Raviola, quindi tutto ciò che non è evidenza. Però non nel dettaglio della medicina Maya, non lo so. Tra l'altro non so nulla di medicina Maya. Beh, è la prima volta che tu lo sei qualcosa, tu sei qualcosa. No, è la prima volta che lo sento, ma sarà sicuramente, proprio. Secondo me... Arco Dio! Luca. Sto andando lungo. Vabbè, tanto no. Gesù. Ma il prelato di Sion si sta ribaltando, esatto. Nella tomba che non ha. Secondo me fa parte tipo di qualche sistema di medicina alternativa. Mai sentito. Adoro queste chat, ragazzi. Molto bello, vi amo. Va bene, direi che possiamo andare in chiusura. Luca, ricorda che cosa succederà prossimamente, praticamente niente, ma giovedì dobbiamo registrare quello che non abbiamo registrato sabato, ossia domani pomeriggio. Domani? Aspetta, quando abbiamo l'appuntamento con la commercialista? Venerdì. Ma venerdì non dobbiamo fare anche il lavoro con Marco? No, è quello dopo, mi sono sbagliato io, non lo sapevi. Ma Marco mi ha detto che ci vedevamo venerdì per lavorare. Invece no, mi vedrò io con lui, tranquillo. Vabbè, tutto sì, lo avviso. In ogni caso, domani registriamo il video che avremmo dovuto registrare domenica, ma eravamo devastati dopo la live con Max, quindi faremo un po' di Q&A nel pomeriggio tardo su Instagram. Quindi sì, però io prima decino io a casa. Quindi domande veloci, immediate, perché poi sul momento finisce tutto. Se vi è piaciuta questa... La medicina Maya non serve più a scaduta nel 2012. Molto bello. Fantastico. Tutto molto bello. Tutto molto bello. Va bene, facci... Hanno suonato? Credo che sia...
È il terzo ospite. Vai ad aprire il terzo ospite. Ah, aspetta, fermi tutti, fermi, via. O allora, magari è un vicino che si lamenta perché stiamo facendo. No, è Michele. Dici? Com'è possibile? È Michele, sono al secondo piano, gliel'avevo detto. Vabbè, chiudiamo questa live. Ciao, puoi entrare, siamo ancora in diretta. Ok, vieni, no, riconosco la faccia. Vieni qua, passa qui, fai un saluto. Infilati pure tu, fatti vedere da tutti. Vai. No. Meglio di no. Preferisce di no. Bene, eccomi qua. Sei altissimo, sei terribilmente alto, mi sento un bene, sappiate nano. Che... Ma è perché è della Stirpedition. Mi sento esatto. Veramente un nano. Sappiate che è appena entrato il compagno di Quota Rosa 1, quindi ovviamente se fa degli stronzi poi vi ammazza perché è grosso, sappiatelo. Parecchio. E secondo me... Slenderman. E secondo me... come sopra così sotto ecco Luca che deve fare questi non lo so, qui abbiamo la non confermo, non smentisco perché sono una signora, poi faccio pubblicità e si monta la testa, ecco, esatto. E poi arrivano le gruppi esatto, va bene. Io direi perché tra l'altro suona anche, ci dico, suona, che esatto. È bravo, fantastico. Suona, si può dire il nome della band? Intimacy for Beginners. Oh, quindi seguiteli. Intimacy for Beginners, e quindi cercateli anche su Spotify. Io questo sembrava Paola Magia. No, su YouTube. Su YouTube Intimacy for Beginners. Esatto. Buona serata a tutti. Ciao, salutate. Ciao. E mettiamo la sigla che parte. Che parte a 6 milioni di... Ciao, 3, 2, 1, via.